Tribù Rossonera, buon pomeriggio e bentornata e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Ebbene sì, futuro segnato per il laterale destro ammaragano. Ebbene sì, Sergino Dest. Ormai sembra già nella lista della spesa in uscita, cioè nel senso per gli altri. Qualcun altro sembra già interessato a voler i suoi servigi e servizi per il prossimo campionato. A fine stagione dovrebbe tornare quasi certamente alla base al Barcellona. Ricordiamoci che ha un ingaggio di quasi 4 milioni all'anno e ovviamente per quello che ha dimostrato nelle occasioni che Pioli gli ha dato, è un giocatore abbastanza mediocre. E dunque ci sarebbe la squadra tedesca, la novità di quest'anno. Voi tutti conoscevate l'Hertha Berlino, e invece è uscito l'Union Berlino, che quest'anno sta facendo faville proprio in Germania, in Bundesliga, ma anche in Europa, e sembra che vorrebbe accaparrarsi il giocatore americano con un prestito con diritto. In ogni caso è interessato. Per quanto mi riguarda, tanto col ritorno del bello de nonna, abbiamo lì a destra Calabria, eventualmente c'è Calulu, è proprio l'ultimo dei reparti di cui io mi preoccupo. Quindi avanti, gracias, thank you so much e goodbye. Mentre c'è una notizia che arriva direttamente da Sky Sport, che potrebbe esserci un'inattesa e svolta proprio per quanto riguarda la situazione di Rafa Leão. Adesso subito metto la premessa, perché sennò poi dopo non vorrei passare come il Cazzari del mainstream o i Cazzari pseudo-milanisti che entrano anche nel canale, scrivono a cazzum pensando di essere dei grandi fenomeni, grandi geni, e io invece a queste persone suggerisco: ci sono milioni di canali nel web, andate a rompere i coglioni da quell'altra parte, andate a fare i dottoroni, i professoroni da un'altra parte. Qui non abbiamo bisogno di questo. Noi guardiamo i fatti in generale di tutta la situazione e non solo quello che nella pseudo testa di certi tifosi è un tot limitato nel tempo che guardano come i cavalli. Ecco, quindi detto questo, fatevi un canale YouTube se avete le palle, se siete così bravi di elargire certi tipi di discorsi da intellettuali o da grandi saccenti del calcio, fatevi un canale di YouTube e vediamo se c'è qualcuno che vi segue. Anzi, te lo proprio, se alla persona o alle persone che hanno questo spirito, fatelo. Fatelo, così vediamo poi cosa significa mettersi dietro uno schermo e dire le vostre idee, ok? Ecco, proprio te lo dico con tutto il cuore, a buon intenditore, poche parole. E dunque, il discorso di Sky, anche lì arriva questa notizia. Maldini e Massara sembra che vogliano cambiare un po' di strategia, visto che la situazione sembra un po' impantanata per quanto riguarda Rafa Leão. Ebbene, sappiamo che il prossimo anno va in scadenza, sappiamo il Milan arriva anche con i bonus e tutto sui 7 milioni e rotti, anche 7 e mezzo, però c'è ancora una situazione di stallo. D'altronde, se Rafa Leão dietro c'ha i moschettieri, i tre moschettieri, il papà, l'avvocato Dumbila e Mendes, cioè lui ha un ronzio costante. Io farei così: voglio stare al Milan e basta, e finisce lì la storia. Ma il Milan potrebbe addirittura arrivare a rinnovargli per un altro anno, quindi prendi tempo, nel frattempo non si svaluta il cartellino, quindi fino a giugno 2025, un escamotage che ovviamente servirebbe a prendere tempo tra le parti e cercare di risolvere quelle controversie che sono rimaste ancora lì on the air, lì nell'aria, nella nube, come la situazione di quei soldi che devono essere, quella penalizzazione che deve pagare al Sporting do Portugal. E quindi sì, bah, se è una soluzione, basta che poi, anche se lui decida di andarsene, che il Milan poi sti soldoni se li prende. Io credo che questa strategia sia non cadere nel trappolone, come era successo con i tre ingrati, Donnarumma piuttosto che il 71 Ivoriano e quell'altro lì, come si chiama, il Kebabaro, che purtroppo si è fermato, non dovrà giocare almeno 3-4 partite. Ti auguro una pronta guarigione.
A botte di kebab, però, arete a capo. E niente, fammi sapere un po' cosa ne pensi. Io penso solamente una cosa, che secondo me il Milan deve mettere ormai dei paletti, cioè, anzi, secondo me siamo anche fuori dai tempi, perché arrivare a fine marzo queste situazioni vanno risolte molto prima, a mio avviso. Non so se c'è il discorso che in base alla qualificazione in Champions League allora si fa un certo tipo di discorso, piuttosto che no. Lo lascio lì. Non voglio, già stamattina dicevo che non volevo entrare in situazioni di polemiche, cose strane sul discorso Leao, perché già credo che ne ho parlato in tutte le lingue e in tutti i modi. Sicuramente sono situazioni che a me non piacciono a livello personale e che anche dell'uomo, del ragazzo, alla fine un ragazzino, cosa volete che fa? Non ha una sua testa ancora, non se l'è formata, ma non perché non dovrebbe, perché c'è gente, ragazzi a 20 anni che dipende dai posti dove nascono, sono già più adulti dei cinquantenni anche occidentali, quindi è proprio perché è nato nella bambagia, ha visto la ricchezza, ha visto per un mezzo talento che ha, perché il suo talento totale lo deve ancora tirar fuori. È un buonissimo giocatore, ma da qui a parlare di top player, di pane, pasta e prosciuttini vari ne deve ancora mangiare. Detto questo, noi ci rivediamo come sempre qui a un prossimo programma. Se hai la campanellina attiva con l'iscrizione al canale, ovviamente ti suonerà. I like sono sempre ben accetti, quindi se ti è piaciuto il video mi raccomando con i like. Grazie a tutti coloro che si abbonano, che fanno ovviamente donazioni al canale. Mi raccomando, seguitemi anche su altri video, perché io faccio video, ragazzi, praticamente 2 o 3 volte al giorno, quindi ci sono anche contenuti diversi, e dunque io vi invito a cercare di guardare anche il resto, non soffermarvi sempre solo su un video per poi magari venire a dare dei giudizi troppo affrettati anche sulla persona, ok? Io ti auguro un felice pomeriggio, sempre Forza Milan, ovunque e comunque. Un bacio alle amiche, un forte abbraccio a tutti gli amici e un bel a tutta la tribù. Aug, aug, aug. Ci vediamo alla prossima. Ciao!